Prima questione che mi piacerebbe porre, così per cominciare a discutere di questa, appunto, della scena punk bolognese, la scena punk oi bolognese, ha a che fare con quella che forse può essere individuata o è stata individuata una specificità dell'esperienza appunto bolognese, quella di avere uno stretto legame, non so, adesso magari mi piacerebbe con voi entrare nel merito della cosa, con una dimensione politica, un'esperienza comunque in qualche modo politicizzata. È stato detto in proposito che sicuramente l'esperienza del punk in Italia rappresenta un po' il passaggio fra i 70 e gli 80, forse proprio un elemento di cerniera che ha fatto in modo che un'esperienza, cioè che esperienze politiche anche differenti, quindi penso al movimento del 77, poi penso a quello che viene invece dopo gli anni 80, l'esperienza dei centri sociali, ecco, insomma, a partire dalla fine degli 80 in avanti, è in qualche modo come se è stato detto che in qualche modo l'esperienza del punk ha costituito un elemento di cerniera, che poi è un'esperienza, insomma, quella fra la produzione controculturale, sottoculturale che si voglia dire, e l'esperienza più di movimento, insomma, è qualcosa che è un po' una costante, ecco, mi viene in mente che per esempio il movimento di Seattle, quello che nel 99 poi diede il via a quello che poi è stato definito il movimento globale, aveva sicuramente molto più in comune con la scena hardcore della West Coast che non con la sinistra radicale americana. Ecco, quindi mi piacerebbe un po' discutere a partire dall'esperienza bolognese, a partire di quelle che sono anche le esperienze che entrambi avete messo in questa roba, si può parlare di una dimensione politica, immediatamente politica, di quella scena, e se in qualche modo si può individuare in quella vena creativa dell'autonomia bolognese un antecedente o una genealogia attraverso cui poi viene in qualche modo tradotta quell'influenza del punk che arriva dall'Inghilterra nelle fasi successive. Se la cosa è chiara e sì, ci siamo, io passerei la parola a chi dei due preferisce cominciare. Vai Giorgio. Intanto comincio io per motivi di età. Siamo due generazioni punk diverse. Loro vengono subito dopo, noi veniamo subito prima. Innanzitutto una precisazione, la storia di Gaznevada raccontata nel disco in oggetto ha un autore ed è Gianluca Gagliani, in arte Nico Gamma, che è qui presente, quello col cappello in testa. Bene, onore a merito. Allora, comincio dalla fine, dall'ultima domanda. Esatto. Una sola domanda ho fatto, Giorgio. Ho fatto una sola domanda. Comincio dalla fine, dall'ultima domanda, quella del rapporto fra alla creativa dell'autonomia e punk. Allora, la risposta è no. Il punk nasce in rottura con la cultura del movimento, con le cose che con il gusto musicale delle varie feste, sarabande, eccetera. Io mi ricordo che alla nostra prima uscita, che fu nel 77, in occasione del concerto che si tenne in piazza dell'Unità, a lato del convegno contro la repressione, sopra il palco c'era sarabanda, la banda di Radio Alice, una gente che avrei preso bastonate, francamente. Io ero appena sceso dal treno, 2 ore prima ero stato a Londra in treno, un viaggio allucinante, e avevo portato una cassa di magliette, spillette, che loro mi presero, mi disse bisogna andare a suonare, facciamo Mamma da Mila Benza. All'epoca di Mamma da Mila Benza esistevano due versi, Mamma da Mila Benza, non posso fare più senza, e facciamo quelli. Io distribuì le spillette, le magliette strappate, facciamo quella cosa là, andò bene, mi pare, no? Per quel che mi ricordo,
non so. E, quindi come rottura, hai capito, con la cosiddetta cultura di movimento dell'epoca, dico i fricchettoni, bla bla, insomma, era gli indiani metropolitani. No, però parlavo proprio dell'ala più creativa dell'autonomia. Quelli. Punto. Poi si era nel 76-77 ed era il periodo in cui il punk rock si affermava prima negli Stati Uniti e in Inghilterra e poi in Inghilterra. Noi eravamo profondamente a conoscenza di questa cosa, siamo stati fra i primi a mandare a Radio Alice i Ramones, mi ricordo, i primi dischi che uscivano con quella orribile lametta appiccicata dentro, non so, li facevamo sentire, però non è che avevamo la forza di fare il punk a Bologna in quel momento, non sapevamo dove andare a sbatterci letteralmente, non avevamo gli strumenti, non sapevamo dove andare a suonare. Per cui episodicamente si sentì parlare di questo centro duro metropolitano che si affermò con varie strane formazioni in alcune situazioni. I Gazzavada in realtà nascono nel 79, quando già si diceva il punk è morto. Poi salto fuori che il punk non moriva mai, e infatti poi si arriva alla prima e seconda generazione del punk, ce ne sono state molte, che non so se ha qualcosa a che fare con l'hardcore. Beh, l'hardcore viene dopo, all'inizio del punk, è quello che noi diciamo punk storico, e l'hardcore è... In Italia, soprattutto nell'81, comincia a prendere insomma un po' piede tra i ragazzi. L'hardcore è il punk più veloce, più ostinato, più duro, più violento ancora di quello della prima ora. Diciamo quello che noi chiamiamo il punk rock o punk storico. Vado avanti allora? Sì, vai. T'hai già fatto? No, la prima generazione. Tu ti stanchi, ha fatto fare tutto il mondo. No, poi quando ti stanchi mi Cioè, in realtà, vabbè, io posso dissentire un po' da quello che dice Giorgio, perché in realtà loro sono più punk di noi, perché hanno fatto delle cose che noi abbiamo preso, ad esempio, come Criminale, come Mamma Dammi la Benza, che per noi è come Gloria, sapete? Noi, se vogliamo fare dei parallelismi tra la musica americana o inglese che sia e la nostra cultura underground, Mamma Dammi la Benza è un brano importantissimo. Io è uno di quei brani che non mi stanco mai di sentire e non è una minchiata, lo dico per davvero, quindi un applauso. Poi dopo i Gas Nevada cominciarono a fare delle cose molto più dure per un periodo relativamente breve, dico, adesso poi potete correggermi, e invece noi abbiamo continuato a fare il punk. I contatti col movimento erano pressoché inesistenti all'inizio, anzi c'era molta rottura, perché un po' noi li contestavamo rispetto a certe loro modalità, e loro di conseguenza, parlo del movimento studentesco politico di Piazza Verdi per intenderci, cioè l'accusa più grossa era quella di essere di destra per via dei giubbotti, per via delle svastiche, per via di tutta una serie di simbologie che... Anche voi? Anche noi. Abbiamo... Vabbè, in Piazza Verdi quel periodo per noi era molto duro passare, solo passare, sappiate, per cui non solo... Una volta ci hanno fatto un gavettone di pipì, per dirne... Ma quella, no? È colpa degli Skiantos, secondo me. Ma sì, Skiantos c'entra, in queste storie c'entrano sempre, un po' è sempre colpa di Frick, di Skiantos, è vero, hai ragione. Avevano questo rapporto masochista col pubblico. Tirateci la merda! In realtà poi da lì a poco invece ci fu l'incontro, non in Piazza Verdi ma in via Mentana, dove io dico le persone più attente, i compagni più attenti di quel periodo, insomma, si prestarono a darci una mano, no? Nel senso che, e lì partirono una serie
in realtà che varrebbe la pena di parlarne, Patrizia, vedi Underdog, che è una radio che si può dire sia in un certo qual modo importante come Radio Alice, magari non ha avuto lo stesso eco, ma molti non la conoscono, però c'è stata una radio punk a Bologna che metteva 24 ore di musica non stop, dura, ed era invidiata da molte persone, perché noi a Bologna avevamo già questa opportunità. Era in via Rizzoli, su una torre della città. Come si chiamava? Radio Underdog. Famosissimo. Peggio che i cani. Sotto i cani, vuol dire. Che è un nome, cioè, è terribilmente punk. C'è anche nella sua... Poi in realtà per avere lo sdoganamento completo bisogna aspettare il movimento dei tedeschi, i famosi Autonomen, che furono quelli che occuparono Kreuzberg insieme agli immigrati tedeschi di allora, quindi i turchi, e questi si rifacevano proprio come esperienza l'esperienza italiana di Bologna del 77 fino alla morte di Francesco Lorusso. Cioè questi erano intrippati, per dirvi in un termine insomma, abbastanza chiaro, con i movimenti italiani. Col movimento degli Autonomen finalmente il punk viene sdoganato, gli autonomi e i comunisti in genere diventano punk, i punk non diventano comunisti, però questo ci sta. Ci sta. Quindi da lì finalmente insomma, da lì in avanti ecco, si può dire che comincia un po' la nostra storia. Possiamo andare in Piazza Verdi, nessuno ci fa del male e soprattutto ci hanno provato, E soprattutto diventiamo un po' dei soggetti interessanti, no, per quello che è il movimento di allora, che era un movimento alla fine, cioè con la morte di Francesco Lorusso secondo me si chiude anche un periodo storico di questa città in particolare, ma forse d'Italia, e ne comincia un altro a tinte fosche, nel senso che ci sono ancora tante cose da verificare, da mettere a fuoco. E quindi sì, c'è il collegamento in un secondo tempo tra la politica e il punk rock. Lì cominciano poi delle esperienze, c'è l'esperienza dei centri sociali, che diventa fondamentale, almeno nel primo periodo. E poi le case occupate, no? Quindi gli squatters, famose parole che poi diventano insomma parole d'ordine anche per noi. I primi gruppi punk europei che venivano a suonare in Italia e viceversa, le prime occupazioni in Italia. La fine di Radio Underdog, purtroppo, perché è stata una meteora. Non siamo riusciti, eravamo troppo giovani per riuscire a garantire una vita solida a questa radio, peccato, però ci siamo divertiti, cioè questo va detto. E poi, che altro dire, rispetto a questa cosa qua, vabbè, cioè tutto ciò che comincia lì è quello che grosso modo stiamo ancora vivendo oggi, in una maniera forse un pochino più scialba, i centri sociali hanno forse un po' perso la strada. La cultura viene, non viene più per prima, ma viene messa in secondo piano. Si chiamano i punk per suonare, per fare soldi, per fare iniziative politiche, non pensando invece che l'iniziativa politica era proprio il fatto del concerto in sé. Ma forse possiamo dire che, a differenza di una prima fase in cui i centri sociali sono anche uno spazio di innovazione anche nel termini anche della produzione culturale, si fa una produzione anche autonoma di rottura, una modalità in qualche modo anche in controtendenza, una dimensione più mainstream, una roba che poi nel corso degli anni, poi voglio dire, l'esperienza dei centri sociali ormai sono oltre 20 anni, è un'esperienza che va avanti da oltre 20 anni, si è un po' esaurita questa cosa, che dite? Sì, si è esaurita effettivamente. Cioè non c'è più innovazione, non ci sono più quelle esperienze interne alle occupazioni, quelle che producono. La cosa è un po' complicata. La cosa è un po' complicata. Cioè, riguardo a livello internazionale, il punk rock è stato un momento molto importante
di mutazione dell'industria discografica. E in Italia meno, cioè apparentemente lo è meno, però questa cosa si è vista anche in Italia. Allora, come comincia essenzialmente il punk? Il punk comincia da dei ragazzi che, non sapendo suonare, o sapendo suonare poco, non vogliono aspettare quei 10-15 anni di esercizi in casa, imparare con la chitarra, eccetera, eccetera, ma vogliono direttamente fare le cose, salire sul palco, fare i dischi, saltando tutti questi, questi 10-20 anni in cui si diventa vecchi, e fare subito le cose. E questo, questa cosa vale per tutte le generazioni del punk, si ripresenta a corsi e ricorsi strettissimi, alla fine degli anni 70, negli anni 80, a metà degli anni 80, all'inizio degli anni 90, a metà degli anni 90, i vari corsi e ricorsi del punk rock nasce proprio da questa cosa, che poi viene riassorbita, perché è vero, come funziona il punk? Il pubblico lo puoi prendere per il culo per un annetto o due, ma poi se non sai suonare si vede, capito? Allora, allora arrivano quelli che sanno suonare, che fanno tesoro della tua, del tuo essere kamikaze, ariete di sfondamento, e cominciano a costruire qualcosa. Allora è la new wave, oppure il anni dopo il grunge e altri fenomeni successivi di evoluzione. Tutte queste cose negli anni 80, negli anni, alla fine degli anni 70, la musica si trovò come sulla linea del fronte di una, della rivoluzione tecnologica che si sarebbe poi sviluppata in tutti gli anni 80. La musica fu il primo campo in cui si sperimentò l'elettronica digitale, e ci fu proprio un cambiamento di paradigma nell'industria, proprio nel come la musica viene prodotta. Il punk si ribellava a un establishment che era fatto di rockstar miliardarie che davano sfoggio di una potenza economica enorme e facevano concerti con un impiego di, enorme di risorse, e cosa diceva il punk? No, ragazzi, è possibile fare le cose con pochi mezzi, basta che averne la voglia, averne le decisioni, si va sul palco e si fa. Allora, questa cosa come è stata recuperata? Bene, ragazzi, potete produrre musica, potete produrla in casa, potete produrla con una macchinetta, come degli operai. E allora sono nati nei centri sociali, nelle case, eccetera, eccetera, tanta gente che produceva musica pop seguendo le mode, non seguendo le mode, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente senza arrivare da nessuna parte, oppure creando qualcosa che poi veniva commercializzato in modo incontrollabile. E tutto questo è successo in tutta la società, ma è nella musica per prima. Scusa, posso dire, poi mi fermo subito. Cioè, io farei una distinzione un attimo fra quello che è il punk rock e quello che è il punk. Esatto. Cioè, sono due cose differenti, secondo me. Sì, sì, è vero. Io mi fermo. Io parlo di punk storico, di punk rock. Cioè, di attitudine punk e del punk rock. Cioè,
Sì, sì, no, ci sono delle differenze. Abbinato alla musica. Ma quello che era importante era quello che diceva poi di fatto Joe Strummer, no? Vai e fallo, perché era possibile. Cioè, per dire, negli anni 70, se non eri, non so, un Demetrio Stratos o una persona, non so, un Pagani, difficilmente potevi avere, insomma, a che fare con la musica, no? Perché dovevi essere comunque uno molto bravo, no? Cioè, uno che quantomeno aveva studiato la musica. Col punk questo concetto viene completamente rovesciato, no? E se oggi siamo qui a parlarne in tanti è perché questo concetto è ancora vivo. Cioè, il vai e fallo è perché adesso si può fare. Quello è esattamente che dice Giorgio rispetto al computer, no? Sì, esatto. Per cui siamo ancora su quella scia, capite? Cioè, lì è cominciata una nuova epoca, perché tutti finalmente avevano l'accesso alla musica e potevano dire quello che volevano. Per questo nasce il punk, perché finalmente la musica non è più così difficile come negli anni 70, ma diventa un accordo su un tempo di 4/4 in barré, dove tu puoi urlare tutte le tue sfighe, tutto il tuo disagio al mondo, e questo diventa fondamentale. Oggi questo è ripetibile, proprio come dice Giorgio, con il computer da casa, anche se poi questo ha fatto anche dei danni, no? Che poi ha messo in condizioni tutti di fare tutto, capite? Cioè, per cui non è sempre bello, nel senso che diventa abbastanza, insomma, ci si perde un pochino rispetto a questa cosa qua, perché quando tutti possono accedere alla parola senti anche delle grandi minchiate. Adesso, per cui ecco che diventa importante lo schieramento, schierarsi, identificarsi in qualcosa, in un pensiero piuttosto che in un altro, perché cambiando questa cosa tutti hanno diritto, tutti hanno, soprattutto possono parlare, quindi non solo noi ma anche la destra. La destra mette in campo i suoi protagonisti, no? le proprie persone, e anche loro fanno le cose, quindi nasce da parte nostra. Non solo, ci sono anche i gruppi rock del PD. Cioè, ma quelli la quello è peggio che la destra. Quello è peggio che la destra. Cioè, io mi sono trovato al Casalone, che dice, no, qui sono, perché quelli là, occhio, quelli che sono in quella strada là sono i gruppi del PC. Il problema del PD è che vuole gestire la cultura, non c'è mai riuscito in tanti anni, non ci riusciranno mai nemmeno adesso, nonostante abbiano i mezzi per poterlo fare. E stendiamo un velo pietoso, loro la cultura la possono... Loro non sono la cultura, loro la possono masticare e basta, niente di più di questo, perché non sono capaci. Ci hanno provato in tante occasioni, la prima fu quella dei famosi Clash, no? In Piazza Maggiore, no? Ah, lui fu fantastico. Io mi ricordo, non ero a Bologna, eravamo a suonare in Sardegna, per cui non vedevo il concerto, non vedevo niente. Però ho visto poi un video dove c'era lui che fece un bellissimo intervento, e lui dice, io parlo a nome dei nichilisti, e dico, porca puttana, dice, me, nichilisti. Dice, wow. E giù vedi questo ragazzino magrino, un po' timido, che ne sparava perché noi non vogliamo, anche se portate Gesù Cristo, noi saremmo incazzati perché voi siete dei pezzi di merda, voi siete il comune, e allora noi non vogliamo. Fantastico, niente da dire, proprio meglio dei Clash. No, in particolar modo, ci vuole poco e poco. Vorrei spiegare un po' come è la situazione adesso, per capire come potrebbe esserci un punk oggi. Allora, oggi come funziona la musica? Ci sono queste grandi rock star, questi geni che inventano i Genesis, queste cose? No, non ci sono più. Allora, la musica si fa in modo parcellizzato, come in catena di montaggio. Allora, le basi. Per esempio, le basi musicali dei brani molto famosi come quelli di Katy Perry o di Lady Gaga o di Miley Cyrus,
le basi, quei boom boom boom, quei groove elettronici in genere, li fanno dei nerd pesissimi svedesi, questa gente. Ma perché questa musica qua sono bravi a farli gli svedesi, gli olandesi, i tedeschi del nord, capito? Queste basi iperelettroniche, poi chiamano delle turniste oppure delle coriste che su queste basi cantano, e allora trovano i cosiddetti hook, che sono i ritornelli, cioè le cose che catturano. Si è calcolato che uno alla guida dell'automobile cambia stazione ogni 7 secondi, quindi ci deve essere un hook ogni 7 secondi. Per quello che nella musica pop di adesso ci sono tanti ritornelli orecchiabili, che si accavallano uno dopo l'altro. Cioè la gente cambia ogni 7 secondi. Ha fatto questo strambo calcolo, per cui in 7 secondi tu devi convincere. Fatto questo, tu dici, bellissimo, abbiamo fatto il pezzo, registriamolo. No, non va bene la turnista che si inventa la cosa, ci vuole la personalità magnetica, ci vuole Lady Gaga o... non so, quelle persone che hanno il raro dono che quando entrano in una stanza tutti li guardano, e quelle diventano le star, che sono portatrici di questo lavoro della fine di montaggio. Non ho idea di come un atteggiamento punk oggi possa rompere questo processo, questo sistema di produzione della musica e proposizione del messaggio musicale. Mi sembra una cosa molto robotizzata, in cui non c'è un punto d'ingresso per nessuno. Beh sì, questo è vero, ma il punk non è più una musica di rottura, non è più una nicchia, non è più proprietà di pochi nei confronti degli altri, ma è diventato a tutti gli effetti una musica popolare. Cioè, per musica popolare si intende... oggi quando, ad esempio, faccio un esempio così ci capiamo subito. Una volta quando parlavi di rock, pensavi ai Led Zeppelin, magari questo più per noi, o ai Deep Purple, o non so, per i gruppi lì comunque, gli MC5, e via così, no? E questo era, per tutti era il rock. Oggi il rock sono i NoFX, sono gli Offspring, questi gruppi qua, no? Quindi vuol dire che il punk, da musica di protesta, di emergenza, eccetera, viene proiettato, no, per tutti. Quindi oggi chiunque, anche i ragazzini, suonano del punk senza volerlo, senza saperlo. Questo ha fatto sì che però la musica si caratterizzasse ancora di più, perché in realtà esiste ancora, ci sono ancora dei gruppi punk, c'è ancora un movimento, non ha più la forza di entrare in maniera prepotente nella vita di ognuno di noi, ma non lo vuole assolutamente fare. Oggi, rispetto a una volta, c'è più possibilità di trovare questa musica, di fruire, no? Di questa musica, di poterla consumare, cosa che una volta non c'era. Quindi, rispetto a una volta, andiamo meglio, no? Nel senso che comunque abbiamo gli spazi. Una volta mancavano gli spazi, il nostro problema, cioè noi il centro sociale l'abbiamo proprio desiderato. Ad esempio a Bologna era impossibile pensare a un centro sociale, no? Tutti i centri sociali che ci sono stati nella nostra città sono finiti, come sappiamo. Nessuno, non so, vogliamo fare anche dei nomi, no? Parliamo del livello, parliamo anche delle cose più ancora prima, no? Parliamo di Piazza Verdi, quindi del famoso Pelle Rossa, o altri spazi come questo, o l'Isola del Cantiere, no? E poi me ne dimentico, la Torre di Babele, non era un centro sociale. No. Però vedi, tu eri più avanti. Qual è il detto, Giorgio? Beh, vabbè, insomma, questo per dire che comunque non c'è stato un percorso di continuità rispetto a questa cosa, no? Cioè, perché era effettivamente difficile in questa città tenere aperto, gestire una situazione di questo tipo,
ci abbiamo provato, ma con dei risultati altamente. Ci le segavano. Non so, mi viene in mente, non so, ad esempio, parliamo di Padova, parliamo di Milano, dove ci sono ancora degli spazi che resistono da 30 anni, no? Come si chiama quello là di Milano, pure, che non mi ricordo. Ah, Leoncavallo. Leoncavallo è più vecchio di me, ragazzi, cioè, dire, noi di questa esperienza ce le scordiamo qui. Siamo andati a Leoncavallo. Anche noi siamo stati a Leoncavallo, ma siamo stati anche, cos'era quello di Padova pure? Pedro. Il Pedro. Anche lì ci vogliono ammazzare. Ecco, cioè, però vedete, anche rispetto a questi spazi qua, che erano già comunque spazi molto ben organizzati, già allora, cioè, non so, io la prima volta che andai al Pedro rimasi di merda perché ci ho trovato una pizzeria col forno a legna dentro, e mentre noi suonavamo c'era della gente che tirava su dei muri. Una volta invece ci siamo andati, siamo arrivati davanti a Padova, c'è proprio... siamo arrivati davanti al centro sociale, aspetta. Ha chiuso, aspetta. C'è una cosa importante da dire. Aspetta che finisco, perché questa è bella. A un certo punto arriva uno e dice, ma ragazzi, cosa fate qua? Ma dovevamo, siamo in Abad di Bologna, siamo venuti per suonare qua. Ma come, non sapete niente? Ma andate via subito. È meglio che andare, hanno arrestato tutti sono scappati. Era il 7 aprile. Per cui, cioè, capite? Questa era un po' la nostra realtà. Mi ha fatto venire in mente una cosa, le cose che raccontava lui, che noi abbiamo sempre avuto un problema che in Inghilterra non avevano. Cioè, in Inghilterra, non solo a Londra, ma anche nei paesucoli, ci sono sempre i posti dove puoi andare a suonare, i pub. Io mi ricordo che da piccolissimo, la prima volta che andai a Londra, a 14 anni, pluf, andai, mi persi, finì in un posto a casa di Dio, aprì una porta, era un pub, e c'era un gruppo che suonava, con tutti ubriachi, eccetera. In Italia noi abbiamo dovuto creare il circuito, proprio dipendevamo da quello proprio. Si vede anche un po' la differenza. Le differenze. Prendete per esempio l'Iftiba sono diventati un gruppo importante perché hanno suonato moltissimo dal vivo. Perché? Perché l'Iftiba avevano l'accesso al circuito dei circoli arci, feste dell'unità, cosa che a noi è sempre stata preclusa. Come mai? Perché sapevano chi eravamo, sapevano da dove venivamo. E anche perché noi non è che le poche volte che abbiamo suonato in qualche festa dell'unità abbiamo combinato dei casini, per cui poi la voce gira. Mi ricordo a Cagliari che abbiamo suonato davanti a 11.000 persone, una festa dell'unità, ci avevano messo la squadra di controllo. 2 giorni prima che controllava cosa facevamo, cosa non facevamo, cosa sono quelli lividi che ci seguiva, passando. Diceva, ma sono malato. Era questo circuito, noi era, dopo un po' era completamente precluso, anche per... Ma anche ci auto escludevamo da queste cose. Cosa devo dire? Mi sono venute in mente un paio di cose. Allora, per esempio. Cominciamo con le domande. Innanzitutto, io dico una cosa, perché mi sono venute almeno 2 questioni in mente che sono molto differenti tra loro. Allora, la prima è questa. Anche a partire da quanto diceva adesso Giorgio rispetto al rapporto con quella sinistra istituzionale, ma è vero come si dice che in qualche modo questa scena su Bologna abbia anche, e io direi in modo cinico, perché no, usufruito, si sia anche in qualche modo alimentata con le sovvenzioni dell'amministrazione comunale, è vero? Cioè, voglio dire, pochi maledetti e subito, cinicamente ci sta pure, questo non vuol dire necessariamente essere compromessi con... No, dicevo,
mi è capitato di sentire che in qualche modo la scena punk bolognese, per parlare in termini molto generali, abbia in qualche modo usufruito di esatto. Dico da parte mia. Allora, detta così sembra tipo, dai, non mi spingere. Puoi fare perché tipo da parte mia. Sì, no, messa così. L'unica cosa che si può riallacciare a quello che stai dicendo è la fine dell'esperienza Isola del Cantiere, la trattativa dell'amministrazione comunale per creare il link. Aspetta, allora la mia questione che volevo porre io era in altri termini. Non mi interessa entrare nel merito del rapporto fra le esperienze politiche e le istituzioni, insomma, non è questo il tema del momento. Dicevo, se in qualche modo l'amministrazione PC di Bologna avesse provato a comprare, fin da subito dal Bologna Rock. Infatti io alla riunione del Bologna Rock notai che c'erano i Confusional Jazz Quartet, NAFTA, così dissi, ma è il Bologna Rock o il Bologna Jazz? Cioè, cerchiamo bene di decidersi. Cioè, al di là del rock o del jazz si voleva creare insomma questo business. Si voleva creare questo business. Capito? Che è andato avanti. Per quanto riguarda i gruppi, noi non abbiamo mai visto un uno, almeno fino a quando sono stato dentro ai Gaz. Gaz poi provarono quel famoso concerto organizzato dall'Opera universitaria per la campagna Ripuliamo Piazza Verdi, credo che fosse quando nel 79 o nell'80, no, o nell'82 addirittura. Io ero già uscito dal gruppo, no? Vado a farmi un giretto in Piazza Verdi, vedo un gran casino e suonavano i Gaz Evada. Come suonavano i Gaz Evada? Appunto per la campagna Ripuliamo Piazza Verdi. Dal degrado, no? Vabbè. Già nell'82 c'era la campagna... Arrivano i Gaz e vedo un mio carissimo amico, che è uno dei Gaz, che fino a 2 ore prima girava per Piazza Verdi per tutt'altri scopi, che si avvicina a uno xilofono, no? E comincia a fare un pezzo che comincia bum bim bom bom bim bim bim, un mio brano peraltro, arrangiato con lo xilofono, e dopo pochi secondi gli arriva uno secchio di vernice sul tutto e il concerto viene sospeso. Questo è stato l'ultimo... Credo che è stato l'ultimo tentativo di trade union fra Gaz Evada e amministrazione bolognese. Non andò molto bene. Però ci provarono. Sì, certo che ci provarono. Perché succede questo. Allora, nella vita di un giovane musicista succede questo, succede questo, che tu all'inizio ti proponi di fare molto casino, un sacco di soldi, e poi quell'altra cosa che fanno tutti i maschietti. Una volta, ai miei tempi, il rock and roll è una cosa da maschietti, no? Ti proponi queste tre cose, no? Poi cosa succede? Succede che comincia a muoversi qualcosa, vengono a proporti dei contratti discografici. Non so se qualcuno qua ha mai firmato un contratto discografico. Sì. Allora, nei contratti discografici, la prima cosa che vedi è che vieni definito non per nome e cognome, ma come l'artista con la maiuscola L'artista. L'artista si impegna a, mentre il produttore, non so, quell'altro, sempre un po' vago, si impegna a, eccetera, eccetera. Quindi tu vieni da ragazzotto, diventi artista.
moltissimi ci credono. E da quel momento il tuo scopo non è più fare casino, ma è fare l'artista. Cioè il tuo casino diventa una cosa, cazzo, diventa arte, una cosa che ha un valore, che è un lavoro. E allora comincia a saltare fuori lo scasso che è sempre esistito all'interno dei gruppi punk tra quelli che non sanno suonare e quelli che sanno suonare. Quelli che sanno suonare, allora, trattare con i musicisti dentro i gruppi è difficilissimo. Io mi ricordo agli inizi che quando voi suonavate quel pezzo, il pezzo in re, cioè voi prendete dei musicisti italiani, all'epoca era così perlomeno, alla fine degli anni 70 era così, prendete tre musicisti italiani, metteteli a suonare e loro fanno della fusion, due palle così. Allora io alle prove facevamo i nostri pezzi, criminali eccetera eccetera, a un certo punto questi qua si mettevano a fare un pezzo che loro chiamavano il pezzo in re e si divertivano come dei pazzi. Era un pezzo orrendo proprio, quelle improvvisazioni jazz, e si divertivano come pazzi. Io non ci dormivo la notte, proprio ero disperato, sono scemo, sta buono. Il pezzo di re, gliel'hai dato tu il titolo, il pezzo di re, sì, esatto. Allora, questa cosa è molto importante perché a un certo punto i musicisti cominciano a premere perché vogliono viverci, cioè come io non voglio fare il tornitore, diceva sempre uno, no? Voglio mettere a frutto il fatto che io sono un musicista, sort of, e voglio viverci, non voglio andare a lavorare in fabbrica, cioè, cosa giustissima, buonissima disposizione, capito? Però col punk stride, nel senso che quando cominci ad avere questa prospettiva, allora devi confrontarti con l'industria discografica, con lo showbiz, con la televisione, con queste cose molto tese. Capito? Voi prendete un gruppo punk tipo i Sex Pistols, non gli ultimi sprovveduti, avevano Malcolm McLaren, una persona molto intelligente. Capito? Per quanto stronza. Ma no, non è tanto stronzo Malcolm, non è stato tanto stronzo Malcolm, almeno secondo me. Lui aveva in mente con chiarezza quello che voleva fare. Sì. Fare casino, prendere un sacco di soldi. Poi cosa è successo? Uno ci ha rimesso le penne, l'altro non si è mai più ripreso, si vede anche adesso. Che è più... Cose... Tipo il Conte, no? No, Johnny Lydon. Cose gravi, guardi Ramones, erano in tre. Non è rimasto tu prendi tre comportamenti tipo, no? Uno si drogava, l'altro non si drogava, l'altro così e così, sono morti alla stessa età. Uno dietro l'altro, più o meno alla stessa età. Praticamente la sindrome era uguale, c'era sempre il fegato di mezzo. Il problema è grosso quando la punk attitude si scontra con l'industria discografica. Succedono anche tragedie. Allora, su questo sono d'accordissimo. Su questo, quando la punk attitude si scontra con la dimensione più della casa discografica, mi veniva in mente qualcosa che diceva Steno prima. Facevi riferimento agli Offspring, gli Green Day, che in qualche modo avevo segnato una roba. Sì, appunto, che hanno provato a reinterpretare in modo forse commerciale una dimensione, un percorso che evidentemente non è più quello. Quindi oggi sono definiti punk o così definiscono punk, ma effettivamente hanno poco a che fare con l'esperienza di cui abbiamo parlato fino ad adesso. E allora la domanda potrebbe essere appunto quali sono le differenze, ovviamente nel merito, ma poi chi sono i punk? Si può parlare di un punk originale? Oggi.
storicamente, cioè si può dire che c'è una dimensione originale del punk? Di sensazione mi verrebbe da dire no, però vorrei sentire cosa avete voi da dire in merito. Che domanda? La domanda va un attimo puntuale, cioè devi farla più precisa. Allora, la domanda partiva dalla, appunto, volevo riprendere quanto te dicevi prima, quindi di come in qualche modo ci sia stato, se possiamo così dirlo per sintesi, una sorta di commercializzazione, mercatizzazione di un'esperienza che invece nasce in termini più underground. Appunto il riferimento che facevi ai Green Day secondo me è molto calzante, quindi volevo capire le differenze che sottolineavi in questa, diciamo, snaturarsi, se così possiamo dire. Però poi nello stesso tempo la domanda è se c'è una sorta di, passami la parola, snaturamento, che forse non è quella più adatta, ma insomma per capirci, c'è un originale? Appunto. Tuttora che tu accetti certe cose è ovvio che non c'è più, ma io penso che questo sia un percorso naturale delle cose, cioè va bene così alla fine, cioè nel senso che sì, questi facevano del punk, poi non so se effettivamente loro si considerano tali, forse no, perché... Però questo non prevarica il fatto che il punk esista ancora, che ci possa essere ancora qualcuno che lo interpreta nella maniera giusta. Ci sono ancora queste persone, questi movimenti, io li chiamerei, no? Anche qua da noi, magari più sotterranei, meno conosciuti, ma in realtà ci sono. Il fatto che il punk sia entrato nel music business, lo si deve più al music business che al punk. Capite? Perché... cioè, non è che non c'è, loro non ci volevano noi, capite? Proprio per un fatto di musica, cioè il punk non era adatto a quello che loro pensavano dovesse essere la musica per i ragazzi di quel tempo, e questo si è mantenuto fino a oggi. Oggi le cose sono cambiate, anche loro hanno accettato questo modo di suonare, capite? Per cui è diventato il rock, ma questo ha dato l'opportunità a tanti ragazzi di conoscere questo genere e volendo di poterlo approfondire, no? E approfondendo il genere si trova ancora davanti a delle cose abbastanza tra virgolette pure, perché questa è la cioè perché il punk oggi c'è ancora, perché questi sono tempi terribilmente punk, ragazzi. Cioè chi è che ha urlato per primo No Future secondo voi? I Sex Pistols, no? E qual è il periodo più No Future di questo? Cioè oggi un ragazzo, ad esempio alla mia età o all'età di Giorgio, noi potevamo anche andare a lavorare se ne avevamo voglia, no? Cioè se volevamo comprarci, non so, il motorino, la macchina o il vestito. Io avrei buttato giù una finestra uno che mi avesse proposto l'idea, però... Ma questo era possibile, oggi no, capite? Oggi veramente per chi è giovane oggi è durissima, quindi è No Future, questo è veramente il punk. Questi sono, anzi noi, nella nostra proiezione già abbastanza negativa allora, siamo stati superati dalla realtà. La realtà è molto peggio del Grande Fratello del 1984, capite? Quando si portava questo Orwell, no? come bandiera, come spada quasi, no? Lo si animava. Però in realtà oggi le cose sono molto peggio di quello che noi potevamo... Sì, negli anni 70, no? Io pensavo, ma Orwell non c'è mica preso un cazzo. Ho dovuto aspettare 40 anni per avere il lavoro. Comunque nella punk attitude c'è sempre qualcosa che non sarà mai riconducibile allo schema della produzione. Per cui se io adesso potessi, se io avessi 18-20 anni, farei ancora un gruppo punk, penso. Ma probabilmente anch'io. Adesso, a vedersi adesso, così non pensereste mai che siamo stati punk, però... Facci vedere. No, vabbè. Ha detto una cosa. Rapporti con music business e il punk sono sempre stati molto... problematici, però poi anche rispetto a questa cosa qui, cioè non era
la bestemmia in assoluto, no? Ad esempio, noi dei Nabat abbiamo rifiutato per due volte un contratto con le major, no? La prima volta ci venne proposto dalla GBS. Aveva una sottopancia italiana, una sottopancia vuol dire un'etichetta finta indipendente che produceva, ma erano loro poi di fatto che distribuivano e che pagavano. E noi dicemmo di no perché insomma, non ce la sentivamo proprio, perché io personalmente non ho mai pensato, per me veramente era un'urgenza, io vengo da San Donato. Ah, anch'io lo so. E io ero veramente incazzato, insomma, cioè, non avevo. Noi in Abbas non facevamo dei gran progetti sul futuro perché pensavamo che non c'era futuro, no? Per cui che senso ha progettare il futuro? E questa è stata la prima volta. Poi la seconda fu la Ricordi a farci una proposta. E noi lì abbiamo detto, ok, proviamo a vedere se si può fare qualcosa con sta gente, chi se ne frega, se noi riusciamo a raggiungere più persone possibile, ci facciamo anche due soldi, non ci fa schifo. E abbiamo provato un po', vi dico, anche perché c'era già il fenomeno Manu Chao, e Manu Chao per noi era un po' un riferimento. Manu Chao sapete tutti chi è, e anche lui viene dal punk, sapete, cioè come noi. Poi ha avuto un percorso diverso, però lui, a differenza di noi, riuscì in un qualche modo a gestire un contratto con una grande major che gli permise poi di fare le cose che, insomma, il clandestino e tutte le cose che già conosciamo, no? Per cui io ritengo che quella sia stata un'esperienza, tra virgolette, positiva, no? Che ha formato tante persone. È stato il primo a parlare dei clandestini, un po' come i Clash parlarono per la prima volta del reggae, no? E dei giamaicani, dell'esperienza londinese degli immigrati, no? Che loro hanno avuto prima di noi. Per cui abbiamo provato noi a... Io mi ricordo che, adesso senza fare i nomi, insomma, arrivò questo manager, questa persona della Ricordi, e la prima cosa che feci gli consegnai un pacco di fanzine che parlavano dei Nabat, che spiegavano chi eravamo, da dove venivamo, qual era il significato del nostro nome, il nostro percorso, come la pensavamo rispetto al music business. E poi facemmo la proposta, no? Se ci lasciate fare quello che vogliamo, se ci fate gestire in termini totali, no? L'aspetto artistico, quindi noi possiamo dire quello che vogliamo, possiamo comportarci come vogliamo, noi ci stiamo a fare il contratto con la Ricordi. Se le cose sono diverse, se volete delle persone che cambiano il suono, che si alleggeriscono nel senso di pesantezza del suono, no? Intendo. No, meglio. Allora non ci stiamo più. Ci fu risposto di sì, abbiamo cominciato a parlare, ci siamo conosciuti. Poi un giorno questa persona, sto manager, mi disse, ma sai Steno, tu sei bravo a cantare, tu interpreti molto bene, però non è che tu riesci a fare un balletto. E io dissi, ma come? No. In che senso? No. Cosa devo fare? Cioè, no, dico, guarda, io, questo è io, il mio... Insomma, il mio approccio è questo, no? Cioè, io arrivo sul palco, non mi pongo il problema, cioè, non mi pongo il problema di come devo essere, io muovo le mie cose e me ne vado. No, ma sai, se tu insisti a fare con le mani, no? Eravamo a tavola, di bello c'è stato che ci siamo fatti pagare, siamo andati tutti per tre volte in ristoranti noti della città, a spese lui. Questi signori arrivavano in Mercedes, per cui una volta siamo andati sui costi, gli avevamo proprio apposta i ristoranti, avevamo delle ottime guide, facevamo spendere sempre un sacco di soldi e mangiavamo in posti dove diversamente non siamo mai andati. E quindi, cioè, io dissi, no, guarda, cioè, non hai capito, la mia immagine è quella che vedi, noi non abbiamo problemi di sembrare delle altre persone, cioè il punk è questo, se non ti va bene, non hai capito un cazzo, mi dispiace, tutte quelle fanzine che ti ho dato non sono servite a niente, probabilmente non le hai neanche lette,
e mi sono alzato e sono uscito senza pagare il conto, tanto pagavano loro. Eravamo, quella volta lì eravamo sui colli. E quindi la nostra esperienza con le major finì lì, ecco. E non c'è stato, dopo di questo, non abbiamo più avuto nessun tipo di approccio con le etichette grosse, diciamo così. E poi? E poi posso dirvi sui grandi promoter che ci sono in Italia. Allora, l'Italia è un po' diversa dal mondo anglosassone. Adesso io non sono fra quelli che dicono che il mondo anglosassone è il paradiso, l'Italia è stato sviluppato, no. Non voglio fare questo discorso perché non ci credo. Però nel mondo anglosassone il rock è una realtà produttiva importante anche in termini di PIL, per cui ci stanno un po' tentini. I gruppi punk non andavano in televisione, si vedeva ogni tanto qualcosa. I gruppi punk avevano il controllo della propria immagine e usavano i videoclip. In Italia, adios, in Italia appena firmavi il contratto con una major, il giorno dopo ti facevano fare un playback. Quando vidi i Gaz andarono alle selezioni per Sanremo, io mi ricordo la prima riunione in cui decidemmo di formare la band, che dicevamo: se andiamo per caso a Sanremo io cago sul palco. Invece hanno regalato a Pippo Baudo una specie di modellino dello shuttle, capito? L'Italia è sdrucciolevole per queste cose. Anch'io ho fatto delle cose terrificanti, poi le poche volte. Per esempio? Ma ho fatto uno o due playback con un altro gruppo che avevo. Adesso, non rivanghiamo. È una questione anche all'interno del showbiz: ci sono aree più sviluppate, aree meno sviluppate. Noi purtroppo viviamo in un'area meno sviluppata. Comunque, io ho sempre la speranza che là in fondo ci sia qualche punk che pensi che io e lui siamo due sfigati e che ce la faccia, che ce la farà vedere lui. Beh, sentiamo sto punk, va, o sta punk, sentiamo se c'è qualcuno che la vuole far vedere. E hai intimorito, Giorgio, hai intimorito tutti. Questa è una vera punk attitude, forse. Vabbè, al di là delle battute, forse vale la pena provare anche un po' ad allargare la discussione, così insomma se qualcuno ha voglia di chiedere delle robe o di dire delle cose. Mi sto ubriacando. Stai anche rompendo la sedia, te la facciamo pagare. Ah, io sono uno dei boss in questo posto. Io chiedevo una cosa, io sono lontanissimo dal mondo punk, lo dico subito, nel senso che cioè, lo ascolto perché musicalmente ascolto di tutto, e diciamo così, dico lontanissimo perché io sono un amante del prog, quindi tutto. Quali gruppi prediligi? Yes, Genesis, PFM, Neoprog. E ultimamente ho fatto la collezione, insomma, di Repubblica di tutto il prog italiano, e leggevi i libricini che erano in allegato, e parlava proprio che negli anni 70 se facevi prog e un certo tipo di musica o eri cantautore avevi gli spazi necessari fino ad arrivare a Parco Lambro, eccetera eccetera eccetera. Allora, magari avete già risposto anche prima, vorrei capire se il punto di rottura con la nascita anche del punk arriva con la conclusione del periodo prog, quindi si aprono più spazi e quindi riesci a avere più visibilità, e anche nel movimento dove nasce questo punto di rottura che ti permette anche di avere insomma, visibilità con la musica punk. Io vi dico, io il punk e insomma, quel genere qua mi sono avvicinato
a mio padre aveva in casa il disco dei Sex Pistols, ma poi non ho mai approfondito, se non nell'ultimo periodo, insomma, venendo anche poi ai festival qua a Bologna. Io qui in Abate non sapevo neanche chi erano. Forse perché vengo da Modena, per fare capire, avevo allora, questa curiosità però all'interno del movimento, il prog ha espresso gruppi di movimento, per esempio gli Area, molto importanti. I cantautori sono stati una cosa più del PC. Io avevo questa cosa proprio, il PC, i cantautori. Il prog, più movimento, sì, questo te lo posso concedere. A me stanno sulle palle tutti e due, uguali. E questa cosa ci ha chiuso degli spazi, non che se li abbia aperti. Infatti noi andavamo a suonare in posti molto diversi da quelli dove... dove suonavano loro. Io sono stato a Parco Lambro, non sono andato neanche una volta a sentire la musica. È vero, neanche io. No, vabbè, comunque Parco Lambro era il posto giusto per il prog, là si esibivano i gruppi prog alla grande. Per cui, no, vabbè, io ho grande rispetto per questa gente qui, ma non è la mia musica, non è la mia cosa. No, volevo capire proprio quando c'è stato il punto di rottura, insomma. Franz ma non George, c'è un punto di rottura, i passaggi sono... Si chiamava Franz e Giorgio, quasi. Conquistati. Come si chiamava quello? Franz di Giorgio, che Franz di Giorgio mi disse questo. Che avevamo un nome, glielo disse lui. Mi disse questo, cioè, dovreste trovare il modo di dire... il vostro modo di dire ti amo. Io lo guardavo. C'è tanto fatica a trovare il modo di dire noi avevamo appena finito di suonare al Rolling Stone ed era successo questo. Noi avevamo dovuto fare da spalla alla Larry Martin Factory, un gruppo che aveva fatto un certo successo con un brano, con un inno alla droga che si chiamava Sweet Mama Fix. Allora, successo questo, che suonammo noi, poi dopo arrivò Larry Martin Factory, il gruppo Larry Martin Factory fecero l'inizio del primo pezzo e il locale che era pieno si vuotò completamente, cioè è finito la nostra cosa, è finita la festa. In pratica, e questo ci viene a dire: dovete trovare il modo di dire ti amo. Io lo guardavo come se fosse marziano. Batterista e cantante della PFM. Sì, beh, comunque cambia anche l'approccio di chi viene a sentire la musica, cioè chi va a ascoltare un concerto prog è uno che viene a sentire il concerto punk. C'è un'estrema differenza, anche questo va detto, ma non c'è una fine, un principio, capito? C'è il prog, esiste ancora. E il punk era una cosa che gli viveva di fianco, ma non c'era assolutamente nessun tipo di scarto. Solamente quella era una musica che si potevano permettere, non tutti, capito? Perché comunque era una roba che la potevi fare se eri veramente uno con due palle così a suonare. Cioè, sono tutti bravi quelli che fanno quella roba. Invece, sai, il nostro era un genere estremamente più basso, ecco. Proprio come anche come tecnica, diciamo. Ma dimmi, no. Vuoi parlare? Sì, adesso possiamo parlare anche Maurizio. No, 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 però Maurizio va bene avanti, no, voglio dire, c'è differenza nell'andare a vedere un concerto di prog e uno di punk. Cioè, chi va a vedere un concerto punk non va a cercare la finezza, il virtuosismo di chitarra, ma va a cercare delle altre cose, magari più mentali che musicali, capite? C'è questo che voglio dire. Ci va a vedere il concerto punk? Sì. No, no, ma io la voce che si sente. Per me la differenza è questa. Ci va a vedere un concerto punk? No, va bene, va bene, va bene.
Va bene, Maurizio. Chi vuole vedere un concerto prop sta seduto. Dipende. Mi attacco a una cosa che c'era prima Steno su quando hanno cominciato loro a suonare. Così facciamo l'allacciamento anche alle cose che diceva lui. Non eravamo noi, il Movimento 77, o almeno la parte di riferimento per quelli che ci conosce, che trattavamo ai margini dei punk. Però siamo stati una parte di noi quelli che hanno dato la possibilità a loro, quello che diceva Steno prima, in effetti di suonare, poi in una maniera stranissima, cioè di avere un posto dove suonare, perché in realtà noi eravamo anche, almeno io e Patrizia, eravamo lo Stella dell'Orsa, e tra le varie cose, visto che loro non avevano mai un posto dove suonare, ci inventammo, perché a simpatia, e così rispondiamo al fatto che i punk non c'entrano un cazzo con la musica prog, come viene definita, perché per affinità istintiva loro suonavano perché erano incazzati sostanzialmente, noi che in realtà eravamo l'area autonomia o quello che volete, eravamo quelli più istintivi in sto cazzo di area autonomia, per cui a pelle con una generazione di differenza. Quindi ci loro ci piaceva in qualche modo. Tanto è vero. No, no, lui Giorgio dice di no. Decidiamo, allora, abbiamo detto prima, abbiamo detto, in realtà io sono legato a Patrizia e a Maurizio a doppia pelle, capito? Cioè, li facemmo suonare il palco, erano i tavoli dell'osteria. Sì. E tra parentesi, nella zona, in realtà, ai commercianti, tra virgolette, stavano intorno, gli stavano decisamente sul cazzo, perché loro facevano una bella comunità. Era una cosa stupenda per noi, perché nel momento in cui il movimento lentamente scemava, usiamo questo termine, noi ostinati provavamo a resistere, poi è arrivato il massacro per tutti. Loro in realtà erano la generazione successiva che si esprimeva con quello che in quel momento si riusciva ad esprimere. Per cui in effetti non esiste una continuità fra il punk e qualcos'altro, ma sostanzialmente, voglio dire, è proprio una maniera diversa che hanno una parte, e infatti lui viene dallo stesso quartiere dove vengo io e dallo stesso quartiere dove viene Giorgio, con meno, voglio dire, orpelli politici, per cui la loro maniera di esprimersi era esattamente il punk. E infatti in questo centinaio e rotte di persone che normalmente venivano a suonare, voglio dire, in una maniera smodata, quello che ci stava dietro era la possibilità, in quella maniera che era diversa dalla politica che noi avevamo fatto fino a quel momento, era la maniera per loro 100%, usiamo un termine se volete un po' improprio, proletari di un quartiere che una volta era un quartiere proletario, da cui viene una parte di noi, infatti, di esprimersi. Esatto. Quindi la continuità è in quello. Non è che la vedevano loro la continuità, è per chi forse fa politica che vede la continuità. Per loro era esprimersi esattamente con le sensazioni e le emozioni che avevano. E noi con loro andavamo, certo che andavamo d'accordo, avevamo la radio, gli abbiamo dato da gestirsi praticamente alla radio, Steno ha vissuto anche nella radio per un po' di tempo, che questa radio Underdog, di cui in effetti si ricordano in pochi, perché era talmente diversa dal resto. Voi pensate, per chi segue queste cose, che in quel periodo le due radio cosiddette di movimento che c'erano erano Radio Carolina, che nessuno, tristissima, grigissima, fatta da sempre compagni che venivano, no, fatte da compagni che venivano dall'autonomia, cioè, ma tristi, voglio dire, grigi, ma soprattutto, come diceva l'amico qui di fianco, finalmente abbiamo cominciato a ballare. Wow. Perché nel Movimento 77 noi a ballare non ci andavamo mai. Sì, perché comunque tu dici, vabbè, non era il mondo. Sì, esatto. No. Allora io vi ho definito dei sensibili. Maurizio di cognome Sicuro. 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 No, io non mi ricordavo se scuro o sicuro. No, ma lo stesso chiede Giorgio, se tutto. No, però vabbè, io vi ho definito sicuro, dei sensibili. Perché noi non è che non avessimo avuto dei rapporti con l'autonomia di quei tempi, attenzione. Senza fare nome. Certo. Però con voi ci siamo trovati bene e abbiamo fatto comunità con altri, abbiamo preso dei calci nel culo noi perché eravamo piccolini, visto che ha parlato di Radio Carolina, visto che ha parlato di... senza fare i nomi dei compagni, però non era per tutti la stessa cosa, capito? Noi con loro ci siamo, loro avevano una certa affinità, diciamo così, ci siamo capiti subito e abbiamo fatto un percorso insieme, un bel pezzo di strada insieme. Loro
ci hanno ospitato nella loro osteria, noi ci siamo andati volentieri, abbiamo fatto i primi concerti all'Osteria dell'Orsa nel piano di sotto, proprio come dice lui, coi tavoli legati l'uno con l'altro. Ma non era, cioè, questa era una loro sensibilità. Noi con quel tipo di movimento avevamo dei grossi problemi di scontro, capite? Per cui non era così assodato che fossimo... All'inizio li guardavamo con sospetto, no? Poi invece ci siamo trovati bene. E da lì sono nate delle altre cose. Underdog andrebbe quantomeno raccontata, è come una bimba che è morta giovane. Poteva... Però è stata una bella esperienza, è stata un'esperienza importante. Poi... forse per me in particolare, visto che io ci ho anche vissuto dentro la radio, ma insomma per l'Italia pensare a una radio come quella era veramente non avanguardia, ma molto di più di avanguardia. Cioè le tematiche di Radio Alice erano rispettate a tutti gli effetti, capite? Perché Radio Alice dov'è che era dirompente? Radio Alice di fatto è una radio punk, se vogliamo. Se noi dimentichiamo per un momento tutti i nomi di coloro che ci giravano, anch'io, ma per la sua dirompenza rispetto al pubblico, cosa faceva Alice? Alice non mixava, Alice toglieva la musica di scatto e cominciava a parlare alla gente, poi la rimetteva, non c'era nessun tipo di compromesso nel confronto di questo, no? Cioè, per cui era una radio dura, proprio come volevamo noi, Underdog nella sua fattispecie. Era la continuità, era il proseguo di quell'esperienza. Peccato che noi eravamo ancora un gruppo di nicchia, eravamo ancora pochi in questa città, e quella radio è partita molto prima. Ecco. Anni dopo avrebbe avuto probabilmente un'esperienza diversa, forse sarebbe ancora qua, non lo so. È come quando ho presentato il libro che era la prima volta che mi ha ripreso e dico sono così e dico no, ma non fate casino, ti dico dopo, cioè, voglio dire, piglia informazioni, ti dico dopo, cioè, non fate casino, sei un gatto, non so un cazzo. Sembrava una roba della zia. Provammo anche, tra l'altro, provammo anche ad aprire un locale, non so se te lo ricordi. Cioè, noi eravamo un gruppo già abbastanza, come posso dire, nutrito. Ma no, nutrito sì, anche, ma già bello compatto, ci si poneva anche dei problemi nei confronti degli altri, no? Cioè, come raggiungere le altre persone, quindi sì. La radio. Ma non bastava la radio, avremmo voluto anche un locale, no? Il famoso centro sociale che tutti abbiamo sempre desiderato ardentemente, no? Noi ci provammo col Tilt, no? Ecco, adesso il Tilt, ce lo dico per tutti, è il Carosello, è un posto dove si fanno gli striptease, dove c'è la pertica, lì sulla Valtanese. Wow, è diventato più bello! Oh, però, finalmente! Una però cosa noi provammo a gestirlo per un periodo relativamente lungo, fra l'altro durammo circa 6-7 mesi, poi ci furono dei problemi con quelli della Casa del Popolo del piano di sopra. Allora, il Tilt era un locale di omosessuali. Io non mi ricordo più come si chiamava il padrone dei muri, che ci fece la proposta, ci chiese, ma volete venire a fare le robe da noi? E organizzammo dei concerti punk là dentro, no? Al Tilt in via Balzanese, quello che adesso è il Carosello, se non vado errato. E smettemmo, e andavano benissimo, tra l'altro, facevamo concorrenza allo Small, che era a Piedi di Cento, che era l'altra discoteca rock, no? Noi avevamo la Roche, la Rocchia, ti ricordo, avevamo due DJ rock, Antonia e la Roche, sì, sì. Che mettevano una musica e noi facevamo i concerti, no? Lì abbiamo fatto 6-7 concerti, poi dopo ci fu un problema col piano di sopra, che c'era una Casa del Popolo, e una volta ci furono delle offese a una ragazza, insomma ci fu una rissa, per dirla, e da lì a poco ci fu proprio il contratto, cioè, con la Casa del Popolo. E per cui abbiamo chiuso, ecco, questa esperienza qua, ma anche quella fu una bella cosa, cioè nel senso che comunque la gente veniva, ma non solo da Bologna,
addirittura anche dalle altre parti d'Italia, perché era un'esperienza all'avanguardia. Cioè, per avere dei locali di quel tipo lì, abbiamo dovuto aspettare altri 3-4 anni, se non so, se l'esperienza di Vittor Cialli di Pisa, perché non sono più centri sociali, sono un ibrido, attenzione. Cioè, è una cosa in cui io adesso credo molto, no? Il famoso ibrido tra centro sociale e locale, diciamo, fra virgolette, normale, perché io ritengo che nei centri sociali ormai sia anche scomodo andarci, non c'è una seggiola, non c'è una poltrona, non c'è un cazzo. Per cui sembra quasi che ci sia la volontà di espiare un male, no? Cioè, non so, devi stare sempre in piedi, no? Guarda, cioè, che posto ibrido è questo, hai visto? Beh, questo comodo, c'è una poltrona, no? Per cui bisogna andare avanti, no, nelle cose. Se all'inizio si cercavano degli spazi dove poter dire le cose, in un secondo luogo si può pensare a degli spazi magari anche un attimo più accoglienti, dove magari la musica si sente anche bene, piuttosto che con le solite ridondanze dei fabbriconi, sì. E magari anche seduto su una comoda poltrona con un bicchiere di vino, o che birra, non so, di fianco a Giorgio Lavagna. Cioè, questo è già un grande salto di qualità e farebbe bene alla rivoluzione, perché comunque è in questa maniera che bisogna agire, perché purtroppo invece si è ancora legati a quell'altra esperienza. Steno, sono le rose. Sono le? Rose. Le rose alle tue spalle. Il pane e le rose. Non vogliamo solo il pane, anche le rose. Beh, io credo che la vita sia fatta di entrambe le cose, per cui averne una sola non va bene, no? Cioè, noi veniamo al mondo per stare bene, non per... Cioè, io credo che se noi ci siamo incazzati, è un'anomalia questa. Cioè, qui c'è un'anomalia che dura, no? Cioè, il mondo doveva andare bene. Se siamo così, evidentemente qualcuno ha sbagliato qualcosa. E non bastano, purtroppo, le voci dei tanti. Perché... Però non lo so, perché adesso poi quando passeremo di là, ce lo chiariranno questo aspetto, non lo so. Io non me lo spiego neanche adesso, insomma, ecco, perché noi dobbiamo stare male, ecco, perché io non sto bene nemmeno adesso, ecco. Faccio fatica a arrivare alla fine del mese, gestisco un posto che è sempre precario, sempre in forze, mi alzo la mattina col problema del danaro, insomma, non vivo bene, ecco, neanche adesso, che sono adesso un vecchietto, capito? Per cui, cioè, per me non è cambiata tanto la realtà. Quando vedo quelli della mia età, mi sembra di essere un UFO, insomma, un extraterrestre, capito? Di aver vissuto da un'altra parte, di non essere stato qua a Bologna come loro, capito? Ma sono messi di merda anche loro. Cioè. Voglio dire, l'importante è l'obiettivo, no? Ma io mi sono assentato un attimo, faccio una domanda. Mi sono assentato un attimo che sono andato a mangiarmi 28 tartine e ho preso un bicchiere di. No, ma la mia domanda era solo se in quel momento in cui mi sono assentato avete affrontato il discorso dello prima avevo fatto un'osservazione sulla differenza fra il punk rock e il punk come attitudine e tornando al punk rock, ecco. No, perché se l'avete già disquisita, non vi ripongo, è solo per sapere. Ma sul discorso dello sviluppo musicale, parlo musicale, il punk rock, musicalmente parlando, il discorso, il rapporto con le case discografiche, con eccetera, è stato affrontato, perché io mi sono sentato e non sentivo, non ho sentito niente. Dico bene, è stato affrontato. Mi sono sentato per 5 minuti, sì, però confermo. allora niente, chiedo scusa per i 5 minuti che sono andato di là, chiedo scusa, basta, non ho altro da, per il momento non ho altro da aggiungere. Ero curioso e purtroppo mi sono perso questo passaggio. Magari se fai una sintesi. Ma allora, io credo che, per un lungo tempo noi non abbiamo avuto dei problemi, perché tanto per le case discografiche, per le major, per intenderci, chiamiamole così,
noi non eravamo un soggetto interessante, no? Per arrivare a essere interessanti per queste persone qui sono dovuti passare molti, molti anni. Ma all'inizio nessuno voleva fare il punk, si tentava magari di pigliare qualcuno da quella scena che però poi in qualche maniera dovevi pulirlo, no? Cioè la chitarra più pulita. Quante certo, volte hanno provato, no? Mi portava l'esempio di Litfiba prima, no? Cioè tutto il resto. Sì, sì. Ecco, nel nostro caso noi abbiamo avuto un paio di offerte proprio, ma non si voleva fare il punk, capito? Si prendevano dei soggetti che venivano da quella, da quell'ambiente per fare esattamente un'altra, una cosa molto più light, molto più, forse per tutti, non so, ecco, io faccio fatica a pensare. A voi, a Nabat, sì. Se vuoi, se ritieni di fare i nomi, quali major... La ricordi? Mezzo. Sì, sì. Allora, la GBS prima con l'Ala Bianca, ti ricordi l'Ala Bianca? Sì. L'Ala Bianca, sì. Perché questa gente qui aveva capito, cioè, no, che... Ne ho un ricordo abbastanza... Vabbè, c'era questo di bello. Cioè, nel senso che anche le major hanno detto, cioè, capivano, non c'era erba per, cioè, non c'era trippa per gatti, insomma, no? Sì. Cioè, i gruppi punk non accettavano le proposte delle major, non venivano accettati. Sì. Proprio perché il punk comunque era abbastanza duro rispetto a questa cosa. Chi accettava, automaticamente, fatto questo, finiva. Cioè, sembrava quasi una punizione divina, no? E allora cosa hanno fatto? Hanno fatto una sorta di etichette alternative pure loro, no? Che però sì, poi fin fine cioè, era sempre la solita musica, no? Sempre la solita cosa. Quindi c'era questa Ala Bianca all'inizio che era gestita da gente più o meno come noi, non erano i soliti discografici di professione che arrivavano e lì avevi già l'immagine diceva vai a fanculo, cioè non ti sto neanche a parlare. Questi, con questi parlavi perché erano gente più o meno come te, no? Per cui avevi potevi parlare, loro sapevano di cosa parlavano. Sì, parlavi lo stesso linguaggio. Però poi in soldoni le cose non cambiavano mai, no? Quindi noi rifiutammo tutte e due le volte. La prima volta proprio in maniera ideologica, cioè abbiamo detto no. La seconda invece avremmo anche accettato purché loro avessero rispettato il nostro modo di essere, le nostre tematiche, ci avessero lasciato campo libero. Uno può dire, vabbè, ma chi cazzo sei tu per fare questo, no? Per ottenere questo. Però erano anni in cui c'era Manu Chao che già cominciava a imporre le proprie volontà ai discografici. A noi poi, la seconda volta arrivò la Ricordi, vabbè. E anche in quel caso ricordi si distribuì fin dall'inizio. Io la ricordo, la ricordo un po' fin dalla prima cassetta. Sei stato la Ricordi? Sì. Allora, noi vabbè, alla fine cioè, con loro ci parlammo parecchio. Abbiamo avuto una contrattazione di circa 3 mesi con quelli della Ricordi. E ti dirò di più. La persona con cui parlavamo era Tiziana Baudo, che era una dipendente di Ricordi, figlia del team del presentatore, no? La quale Tiziana Baudo era un'intrippata di musica alternativa. Non la conosco, non l'ho visto, però sì, una delle figlie, sì. Perché in quegli anni lì c'era, allora era ancora Video Music. Sì. Non c'era ancora MTV, sì. Che faceva un programma indie, cioè si chiamava proprio indie. Rick e Clive? No, non loro, c'era un tizio, proprio era un ragazzo italiano, il programma era indie, si chiamava così, lui era Tiglio Grilloni, credo, e facevano questo programma proprio underground con tutti i gruppi hardcore, hai capito? Tutti i gruppi della scena italiana. E fu tramite lui che ci presentò, proprio lui a presentarci questa persona. Ma noi avremmo anche accettato, non è che perché lei era Tiziana Baudo o la Ricordi in quel caso, abbiamo detto di no, come la prima volta. Abbiamo provato a farci capire, no? Cioè, poi loro, le richieste erano abbastanza
cioè all'inizio sembrava tutto molto chiaro, sembrava avessero capito bene quello che noi volevamo dire, chi eravamo, quello che era il nostro percorso, dove volevamo andare. Poi invece in un secondo tempo mi hanno chiesto di fare dei balletti. Ah, era quella, sì, è quella, sì. E quindi abbiamo capito che insomma in termini pratici non era mai cambiato nulla, per cui abbiamo chiuso definitivamente la sala. Posso raccontare la mia esperienza discografica con la Ricordi? Con la Ricordi non mi ricordo neanche la contrattazione, perché noi firmammo. Noi firmammo con la Ricordi, no? Però parlavo con Alba Parietti, che era all'epoca molto giovane, magra come un chiodo, che ci fece l'oroscopo a tutti. Non stava con voi. Mille anni dopo. Mille anni prima. Però lei non c'entrava niente, poi scoprimmo in seguito che era lì proprio. Non c'entrava neanche niente. E ci fece l'oroscopo a tutti. C'era Mara Maionchi che c'entrava. Esatto, però noi alla fine poi abbiamo firmato, non è che abbiamo fatto le bizze. Mi pare che però il secondo album, poi Gazzevale, che non c'ero già più, abbiano poi firmato con la EMI. Esatto, cioè no, fu... Non è che era Marco quello che... Marco c'era. No, invece. Io sono informato su questo, fu a distribuzione EMI per... l'estero, che l'estero poi non comunque già ricordi, noi non e ricordi e ricordi per l'Italia, e poi l'estero non so quanto rese, cioè, non ne ho la più pallida idea perché non c'ero da un pezzo. Qual era il vantaggio del firmare contratti con queste grosse mezzo? Che all'epoca, adesso non esiste più questa usanza, ti davano un anticipo royalty, sì, si chiamava, cioè, ti davano subito immediatamente dei soldi, molti soldi, e quindi la cosa era appetibile. Mai visto un centesimo, perché per una ragione o per l'altra i soldi prendevano altre strade. Non so tu, Giorgio, ma io che poi ho avuto un percorso del tuo, li ho visti solo nei concerti, quel poco che, no, che poi andava, era già speso prima i soldi si guadagnano quando fai delle tournée, dei tour strutturati, in vitamine, e allora devi avere dei rapporti con dei promoter. I Gaz, Neval, sì, avevano come promoter Bibi Ballandi, che è il più grosso d'Italia. Per cui abbiamo fatto dei tour molto pesi, abbiamo preso anche dei soldi. Solo che in quelle situazioni poi i soldi te li spendi come si chiama, negli autogrill. Ma anche giocando a poker fra. Oppure così. I soldi non sono mai stati molto presenti in quella fase della nostra carriera. Più che altro entri gratis in tutti i posti, cominciano a trattarti come un fenomeno, una cosa molto, molto straniante. Io mi ricordo che se succede questo strano meccanismo, tu vai con i ladri, pensano che tu sei un ladro, anche tu, e ti trattano come uno di loro. Vai con gli omosessuali, pensano che anche tu sei un omosessuale, ti trattano come loro. In tutti gli ambienti musicali vieni come inglobato e diventi un po' il loro eroe. Non hai più fidanzate, hai delle fan. Esatto. Una cosa molto diversa. Un gruppo. E poi, vabbè, così va avanti declinando man mano che ti allontani da quel mondo. Ma che poi a un certo punto è anche bello, per quanto mi riguarda. Non so. Allontanarmi da quel mondo non è buono. Vai. Io personalmente non spiego. Dove sei? Perché quasi qualsiasi cosa dico una bugia, qualsiasi cosa non dico è una bugia.
Prego, prego. Grazie. Scusa, perdonami, non mi ero accorto. Non preoccuparti. Io sono un fanziere di Gaznevale e di Nabat, ma soprattutto di Nabat. Cornuto. Fiero, chiaramente. Grande Stefano. E c'è una cosa che volevo chiedere, una cosa che trovo molto divertente. Ogni volta che faccio una ricerca sul punk emerge il fatto che tanta gente ha scoperto il punk e si è approcciata al punk in modo paradossale, cioè attraverso il TG2 Odeon, quel famoso documentario che molti artisti dicono di aver visto e poi da lì hanno formato un gruppo, hanno cominciato ad appartenere ad una scena. Quindi, c'era Emerson che faceva tanto. Quindi la cosa che vi chiedo è come vi siete approcciati voi al punk, se siete anche voi vittima di TG2 Odeon o di, in qualche altro modo. Allora, quello era un servizio di Michel Pergolani, se ricordo bene. Non ricordo. E finisce con uno sputo sulla telecamera. Sì, 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 è quello. Ammetto che l'ho guardato e mi piacque moltissimo, però io ero già punk a quel periodo lì. Ero già per cui io ho applaudito quel servizio di Odeon. Altri come me, no. Invece secondo me era importante fare capire, perché da lì tanti altri ragazzi cominciarono a farlo, capito? Però per dirti, nell'ala più pacifista del nostro movimento punk, questo non è stato preso molto bene. Ecco. Però ricordo perfettamente, tra l'altro vedi, quel servizio dava, era abbastanza reale, era lucido. Poteva andare molto peggio. Sì, e era fatto bene, dava una bel taglio di quello che non spiegava completamente, ma anche perché non c'era niente da spiegare. Era 77 ancora. Però fa un report molto, molto preciso di quello che era la scena di quel periodo a Londra. Una scena che poi era già in fermento un po' dappertutto, in altre parti della terra, del mondo, insomma. Per cui, no, ottimo servizio. Ha formato tantissime persone. Io non ho visto il servizio, purtroppo, vedrò di cosa parlo, però ero sul posto all'epoca, ero a Londra nell'estate del 1976, vidi Generation X, il Sham 69, e poi tornai l'estate dopo, vidi gli Ultravox, e poi tornai l'anno dopo ancora, non d'estate ma d'inverno, con Gianluca, eccetera, eccetera. Un sacco di questo di questa scena, e ero flesciatissimo, per cui quando ero qui tornato a Bologna, in questa, noi abitavamo in una casa occupata in via Clavatura, dicevamo c'era uno che è lì che non era mai andato a Londra, e gli dicevamo: dai, Giampi, devi andare a Londra per capire bene com'è sta mossa, devi andare a Londra, anzi tu prendi su, vai a Londra, ma non c'è soldi, fai il biglietto falso, perché all'epoca facevano i biglietti falsi, no? Era molto semplice la cosa, ti sparavi quando ci si metteva a andare a Londra, no, 24 ore così. E poi ti beccavano sempre sul traghetto Very Strange Ticket, però alla fine passavi e lui ha fatto così, eccetera. Poi dopo arrivi a Londra, la prima cosa che fai, ti prendi un bel badge con scritto Rock Against Racism, figata pazzesca, con una stella, bellissimo. Allora questo nostro amico parte, si fa tutto questo pellegrinaggio, arriva a Victoria Station, si compra il badge Rock Against Racism, esce da Victoria Station, lo beccano un gruppo di skinhead, lo massacrano di morte, lo mise in ospedale. Fa chi Uber? Lui. Purtroppo la stessa cosa la possono raccontare gli skinhead, che ti raccontano la grande estate skin del 79, in cui menamo un italiano. Vabbè, no, tu che sugli skinhead ci vuole un'altra volta per parlare anche di questo, perché poi questa è ancora un'altra cosa ancora. Cioè, gli skin sono un altro, non si può parlare di movimento
ma è una mossa, se per dirla in termini bolognesi. A un certo punto c'è Jimmy Pace che riuscì a mettere insieme Punk e gli Skin. Jimmy Pace sì, riuscì a fare il miracolo e a metterli quantomeno insieme senza che si menassero. Insomma. Però arrivò la polizia e li menò durissimamente alla volta di Albertone. Ma poi in realtà questi skinhead, cioè gli skinhead in senso originale del termine, non sono affatto di destra. No, ecco. Assolutamente. Fu la destra che, il fronte nazionale inglese, che fece un'operazione molto, molto forte, di grande coinvolgimento, copiata poi da tutte le destre europee, quello che sta accadendo anche da noi oggi, non riesco neanche a nominare certe persone, però... Per cui niente di nuovo, ma la matrice degli skinhead invece è proprio di origine proletaria e soprattutto per il loro modo di vestirsi, cioè insomma gli skin sono i ragazzi delle periferie estreme di Londra, no? Parlando di Londra, ma poi non solo Londra, e sono quelli che vivono a contatto con i primi, con gli immigrati. L'Inghilterra ha subito una grande immigrazione dalla Giamaica, no? Quindi sono i primi che entrano in contatto con i giamaicani, con queste persone che vengono dall'isoletta, no? Quindi si vestono come gli immigrati neri. Si vestono, cominciano a prendere proprio lo stile, no? Cioè, quindi lo scarpone era una scarpa da lavoro. Le bratelle servivano per tenere su delle braghe, sono dei pantaloni che dovevano servirti per più di un anno. Ma soprattutto cui, la musica degli skin era proprio... Sì, perché gli skin non hanno una loro musica. Per aspettare la musica degli skinhead bisogna attendere lui, che viene molti anni più tardi. All'inizio prendono a prestito la musica come tutti gli altri teenager, no? Quindi ascoltano qualsiasi cosa. I giamaicani, gli immigrati, hanno il rocksteady, hanno quello che poi genererà il reggae, no? Cioè, quindi lo ska, e loro cominciano ad ascoltare questo genere qua, hai capito? Quindi il famoso skin and moonstop, addirittura ci sono gruppi di giamaicani che cominciano a suonare per i ragazzi bianchi, i Simarip e tanti altri, no? Che fanno brani proprio dedicati agli skinhead. Nei paesi anglosassoni è molto frequente questo passaggio dai neri ai bianchi. Sì, beh, la cultura è sempre importante, ha messo in contatto le generazioni, ecco. Prima del reggae gli skin ascoltavano il glam rock, erano affezionatissimi agli Slade, che erano questo gruppo forte che venivano dagli Stand come tanti altri, che però poi diventarono delle vere rock star e cominciarono si crescere i capelli, no? Gli stessi U. Poi se li tagliarono per celebrare la loro origine. Cioè, gli Slade hanno proprio il pubblico degli Slade era un pubblico di pelati anche negli ultimi concerti degli Slade, proprio perché c'era questo forte legame che veniva su YouTube, c'è un bellissimo concerto degli Slade in cui suonano davanti a 50 persone. Voi pensate, un gruppo di rock star che suonano di fronte a così, 50 persone e ci danno come se dipendesse la loro vita. È incredibile questa cosa, vale la pena di vederlo. Io ho un ricordo degli Slaves, se non mi sbaglio, nel quale il cantante, quello che cantava, non so se cantava e basta, dice: "Ehi ragazzi, stasera non ho le mutandine sotto, per dire che insomma il movimento degli skinhead poi assume delle altre caratteristiche poi nel tempo con il punk, finalmente gli skin hanno una musica tutta loro, si può dire così, no? E, tra l'altro gli skin sono ciò che di più popolare c'è, no? Tra i teenager, vanno allo stadio,
fanno tutte quelle cose che fanno tutti i ragazzi normali, no? Inglesi, ma anche italiani, no? Per cui proprio il massimo della normalità. Ecco. Da lì si cambia, si comincia a cambiare, gli Shem fanno mettono il primo mattone, diciamo così. Poi non era facile perché c'erano tutte le interferenze della destra, rompeva veramente i coglioni. Sì. Hanno avuto minacce, alcuni sono, ma anche già nello Sky, quando comincia lo Sky Revival, cioè gli special vengono menati dai Nazi Skin, no? Perché negli special, sapete, c'erano skinhead bianchi e neri insieme, per cui questo non andava bene. Per cui c'era bisogna aspettare l'intervento della polizia. Bisogna aspettare l'arrivo dei Redskins, che sono questo gruppo che viene dal nord dell'Inghilterra, che sono del Social Workers Party, una specie di, oggi potremmo dire, ci fatica, comunque... Beh, dai, dillo con parole tue. Con parole mie potrebbero sembrare, non so, la vecchia democrazia proletaria di un tempo, c'è una roba pazzesca, comunque, insomma, un partito comunista di ispirazione marxista, no? Troschisti. E quindi loro cominciano a fare musica, loro invece di fare punk fanno soul, perché anche questo fa parte dello stesso patrimonio, mettendo dei testi che parlano di sciopero, che parlano di rivendicazione degli operai, facendo proprio loro un benefit continui, no, rispetto a certe iniziative politiche, no? E vengono e diventano un gruppo importantissimo per noi, anche per noi in Italia, vengono in Italia, stanno qui anche parecchio, tutto sommato, perché vanno e vengono continuamente dall'Italia, perché l'Italia era un soggetto molto interessante anche per loro, per quello che stava accadendo nel nostro paese. Ecco. Anni 80, 85, 86, 87, insomma, questi erano. Ma in Inghilterra è terribile quegli anni. E purtroppo la loro esperienza finisce perché uno di loro muore in un incidente stradale. Ma degli United States non abbiamo parlato assolutamente. O sbaglio? Degli Stati Uniti non abbiamo parlato. Beh, rispetto, vabbè, il punk viene da lì. Che per me viene da lì. Il punk viene da lì. Sapete, la prima definizione di punk viene nel 1970. E vengono considerati punk i gruppi che non sanno suonare, o se no i gruppi che si travestivano. Sì, i gruppi che, non so, c'era già questa usanza che era abbastanza glammy, cioè che in Inghilterra viene considerato glam rock. Negli States invece questa cosa, cioè quando... Si chiamano glitter negli States. Sì, ma non ha... Non ha un gran seguito, è molto dispregiativo, no? Quindi il gruppo punk era il gruppo spazzatura, quello che suonava peggio, infatti, punk che nessuno voleva, no? E da lì comincia la cosa. Poi dopo c'è il famoso Malcolm McLaren, che dicono loro prima, che viene dall'esperienza dell'anarchismo sindacale, il quale si innamora di questa gente, perché vive per un periodo discretamente lungo negli States, quindi ha modo di capire quello che sarebbe successo. Torna in Inghilterra e forma lui i Sex Pistols. Ecco. Apre prima un negozio di abbigliamento che si chiamava City Sonair. Poi dopo, in un secondo tempo, prova a formare questa band. Sì, sì, sì. E dove... Considerare che la New York nel 1976, cioè negli anni, in realtà, dal 73 al 1980, è una città che non ha niente a che fare con la New York come adesso. Era una città praticamente abbandonata. Dal 73 detto all'80? Sì, in forte crisi. Prima della tolleranza zero. Sì, molto prima. In forte crisi. C'erano... vabbè, che il cambiamento poi di New York è stato molto graduale. Ancora nei primi anni 90 c'era la gente che dormiva per strada. E comunque, adesso. E comunque il io ci sono stato l'ultima volta ci sono stato nel 2008, mi sembrava già più un serraglio per ricchi, Manhattan,
Ecco, io sto parlando di Manhattan, la Bowery, dove c'è il CBGB, era una città abbandonata praticamente, e, per il fatto che costava poco andarci a abitare, cominciarono a stabilirsi, a stabilirvisi gli artisti, gli outsider un po' sociali, e in questo... In questo scenario sociale e culturale che viene fuori il punk rock storico, addirittura il punk rock storico prima della moda punk inglese. È un discorso molto diverso dall'Europa, non, ha delle caratteristiche molto, molto particolari. Volevo chiederti se avevi voglia di spendere due parole sulla No Wave. Se no Wave. Se c'è un nesso tra il ma che No Wave e il punk. Sì, la stessa, è un po' la, è stata in realtà una specie di generazione di mezzo, la New Wave. Sempre New York, come luogo di radiamento. Sempre gente che voleva fare le cose subito, quindi musica concettuale senza passare attraverso i vent'anni di esercizi che un musicista deve fare per arrivare a suonare. Forse è una cafonata, ma qualcosa di più intellettuale rispetto al punk, la No Wave. Sì, perché? Perché è stata prodotta da un tipo che si chiama Brian Eno, che è il top degli... Brian Eno è attualmente più famoso per essere stato il produttore degli U2, è la quintessenza del periodo, cioè il personaggio un po' che incarna, e uso un termine che va di moda adesso, la narrazione di quegli anni, cioè il non musicista, quello che ha il tocco magico e che trasforma la merda in oro. E che tu ami molto. No, sono a me... Non Brian Eno, lo amo molto anch'io. No, non tu proprio. Tutti coloro che non sanno suonare. Ma io ricordo che... Questo era Bagatti, giù, d'altra parte. Io ricordo invece che litigai con un critico, con due critici musicali che si chiamavano Bolelli e Bertoncelli in treno, tornando da Milano, perché io e Giampi per un certo periodo abbiamo fatto la grafica di una rivista che si chiama Musica 80, poi al secondo numero litigammo e as usual. Quando in treno era così, si parlava di ambient music, e io già pensavo, ma l'ambient music, il massimo dell'ambient music sono i Ramones, esatto. Noi li mettiamo su, se non ascoltiamo altro, diciamo, e quella è l'ambient music, e allora ero sconvolto, dicevo, ma no, ma i Ramones, ma siete matti? 6 ore di treno con i Ramones. Ma siete matti? Dice, no, ma sì, perché l'hanno inventato i Ramones, l'ambient music, tu ascolti i primi due dischi, sono un flusso continuo. Che è un ambiente della Madonna, l'ambient music. Loro invece avevano questa concezione che era della music for airport, la musica che non interferisce con l'attenzione. Comunque, Brian Eno, ogni artista ha il suo modo di vendersi, però dei ricordi che abbiamo condiviso. Si identifica Here con comes warm jazz, sì. Eno si identifica con la figura dell'artista anni 80, direi che ha combattuto anche per essere accettato come artista. Vanno viste in questo senso anche le sue collaborazioni con illustri ipertecnici tipo Fripp. Ma voi avete, voi, intendo voi perché io non c'ero più, avete fatto qualcosa con Brian? No, assolutamente, io no. In piazza, io no. In piazza. No, Piazza Nettuno. No, non sono un fan di Brian Eno.
almeno no, non ho detto che sei fan, ma non eri fan di Brian, quella situazione, no, in quel contesto in cui c'era Brasino, no, Bologna, no, no, no. Eppure no, io mi ricordo potente toccavi un Moog, mini Moog, facevi, no, dai 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 dai.